Sapete una cosa? Quando si tratta di arrivare da qualche parte, ovunque andiate, ci siete. Qualsiasi cosa abbiate voluto compiere, è quella che avete compiuto. Qualsiasi cosa state pensando, è questo che avete in mente. Qualsiasi cosa vi accade è già accaduta. L'interrogativo importante è come vi comporterete. In altri termini, e ora? Vi piaccia o meno, questo è il momento che dobbiamo affrontare. Eppure conduciamo troppo facilmente la nostra vita, quasi dimenticando per un attimo di essere qui dove già siamo, coinvolti nelle nostre azioni. In ogni momento ci troviamo al bivio tra qui e ora, ma quando cala la cortina che ci impedisce di vedere dove siamo, un determinato istante rimaniamo disorientati. E ora? Diventa un vero problema. Intendo dire che, con questo, a tratti perdiamo il contatto con noi stessi e con la pienezza delle nostre possibilità, comportandoci invece come robot, nel modo di vedere, pensare e agire. In quei momenti ci dissociamo dalle nostre potenzialità più profonde che ci offrono forse le maggiori occasioni di creatività, apprendimento e crescita. Se non prestiamo attenzione, quei momenti di annebbiamento potrebbero prolungarsi fino a dominare la maggiore parte della nostra vita. Per consentirci di avere piena coscienza della situazione in cui ci troviamo, quale che sia, dobbiamo imporci una pausa sufficientemente lunga per inquadrare il presente, sufficiente per sentirlo, vederlo nella sua pienezza, esserne consapevoli per conoscerlo e capirlo meglio. Solo allora potremo accettare la verità di quel momento della nostra vita, trarne esperienza e continuare. Invece, diamo spesso l'impressione di occuparci del passato, di ciò che è già accaduto o in un futuro non ancora arrivato. Aspiriamo a trovarci altrove, dove speriamo che la situazione sia migliore e più felice, che preferiremmo fosse come era un tempo. Il più delle volte, siamo solo in parte consapevoli di questa tensione interiore, ammesso che non la ignoriamo del tutto. Questo vale anche, nel migliore dei casi, per quanto riguarda ciò che stiamo facendo esattamente nella e della nostra vita, ossia che gli effetti che le nostre azioni e più velatamente i nostri pensieri hanno su ciò che vediamo e non vediamo, facciamo e non facciamo. Per esempio, ci accade di dare inconsciamente per scontato che ciò che pensiamo, idee e opinioni coltivate in un determinato momento costituiscano le verità su quanto esiste là fuori, nel mondo, e qui dentro nella nostra mente. Il più delle volte non è proprio così. Paghiamo un prezzo elevato per questa conclusione errata e acritica, per voler ignorare quasi di proposito la ricchezza dei momenti presenti. Le conseguenze si accumulano silenziosamente, condizionano la nostra vita senza ce ne si accorga, o che possiamo rimediare. Può accaderci di non essere mai esattamente dove ci troviamo, mai in armonia con la pienezza delle nostre possibilità. Ci chiudiamo invece nell'illusione personale di sapere già chi siamo e dove andiamo, di capire cosa sta accadendo, rimanendo nel contempo avviluppati in pensieri, fantasie e impulsi prevalentemente riguardanti il passato e il futuro, ciò che vogliamo e amiamo, che temiamo e respingiamo, che si dipanano continuamente offuscando la nostra direzione e compromettendo persino la nostra stabilità. Il non rendersi conto di vivere un simile sogno è definito dal buddismo ignoranza o inconsapevolezza. Prenderne atto significa consapevolezza. La tecnica del risveglio di questa irrealtà è la meditazione, la pratica sistematica della lucidità, della consapevolezza del momento che si vive. Questo risveglio procede di pari passo con ciò che potremmo definire saggezza, una penetrazione più profonda di causa ed effetto della correlazione tra le cose che ci impedisce di farci irretire da una realtà frutto della nostra immaginazione. Per trovare la nostra strada occorrerà prestare maggiore attenzione a questo momento, l'unico che ci consente di vivere, crescere, sentire e cambiare. Dovremo diventare più coscienti e salvaguardarci dall'incredibile attrazione di ogni scilla e cariddi del passato e del futuro, dalla realtà fittizia che ci propongono in sostituzione delle nostre vite,
Quando parliamo di meditazione è importante sapere che non si tratta di un'attività curiosa o esoterica, come spesso ritiene la nostra cultura popolare. Non significa mutarsi in una specie di zombie, in un vegetale, in un narcisista rinchiuso in se stesso, concentrato sul proprio ombelico, un navigatore dello spazio, un fanatico, un devoto, un mistico, un filosofo orientale. Meditazione vuol dire semplicemente essere presenti a se stessi, approfondire la propria autocoscienza. Significa anche arrivare a rendersi conto che, ci piaccia o meno, stiamo percorrendo un cammino, il cammino della vita. La meditazione può aiutarci a capire che, in quanto tale, esso ha una direzione ed è un'incostante evoluzione, momento per momento. Ciò che accade ora, in questo istante, influenza gli avvenimenti successivi. Se le cose stanno così, non è logico allora guardarsi attorno ogni tanto per interpretare l'attualità, fare il punto interiormente ed esternamente, per stabilire con chiarezza quale cammino si sta percorrendo e la direzione presa. Se così farete, forse riuscirete più facilmente a tracciarvi una rotta più coerente con la vostra interiorità, un cammino spirituale, un cammino dell'anima, il vostro cammino personale. In caso contrario, la forza d'inerzia della vostra inconsapevolezza in un dato momento non farà che condizionare quello successivo. Giorni, mesi e anni trascorreranno inavvertiti, inutilizzati, svalutati. È assai facile rimanere inerti su una discesa scivolosa, immersa nella nebbia, che porta direttamente alle nostre tombe e poi, in quell'attimo di lucidità e snebbiamento che a volte precede la morte, risvegliarsi e constatare che tutti i nostri concetti su come la vita avrebbe dovuto essere vissuta e su ciò che realmente contava erano, nel migliore dei casi, mezze verità superficiali, basate sulla paura e sull'ignoranza, idee che servivano unicamente a limitare la nostra esistenza, lungi dall'indicarci un modo di vivere realmente autentico. Nessuno può sostituirsi a noi in quest'opera di risveglio, anche se a volte la famiglia e gli amici tentano disperatamente di arrivare a noi, di aiutarci a vedere con maggiore chiarezza a uscire dalla nostra cecità. Risvegliarsi è un'iniziativa che può essere presa solo autonomamente. In definitiva, ovunque andiate, è lì che vi troverete. È la vostra vita che segue il suo corso. Al termine di una lunga esistenza dedicata all'insegnamento della consapevolezza, il Buddha, dal quale probabilmente molti discepoli speravano di ricevere un aiuto per trovare il loro cammino, riassunse in questo modo la via da seguire. Siate una luce per voi stessi. La consapevolezza è soprattutto una questione di attenzione e lucidità, qualità umane universali. Ma nella nostra società tendiamo a dare per scontate queste capacità e non pensiamo a sviluppare sistematicamente ponendole al servizio dell'autocomprensione e della saggezza. La meditazione è il processo finalizzato ad approfondire attenzione e consapevolezza, a perfezionarle e a praticarle maggiormente nella nostra vita. Una vita piena è dipinta con ampie pennellate e molte sono le vie che possono condurre alla comprensione e alla saggezza. Ciascuno di noi ha esigenze diverse e progetti degni da perseguire nel corso della vita. Ciascuno di noi deve tracciarsi una rotta adeguata alle proprie aspirazioni. Indubbiamente dovete essere pronti per la meditazione, praticarla al momento opportuno, quando sarete disposti ad ascoltare con attenzione la vostra voce, il vostro cuore e il vostro respiro, presenti con e per essi, senza guardare altrove o far qualcosa di meglio o di diverso. Questo è un lavoro difficile. Questo libro intende fornire un rapido e agevole accesso all'essenza della meditazione consapevole e alle sue applicazioni a persone la cui vita può o meno essere dominata dai problemi immediati di stress, dolore e malattia. Si rivolge in particolare a coloro che rifuggono dai programmi strutturati e a quanti non amano sentirsi dire cosa devono fare, ma sono sufficientemente interessati alla consapevolezza e sensibili alla sua importanza da tentare di mettere ordine nelle rispettive situazioni, accogliendo indicazioni e suggerimenti di varia natura. Contemporaneamente questo libro è indirizzato anche a chi già pratica la meditazione e desidera espandere, approfondire e rafforzare l'impegno verso una vita di maggior consapevolezza e lucidità. Suddiviso in brevi capitoli,
è incentrato sull'essenza della consapevolezza, sia nei tentativi formali di pratica, sia negli sforzi intesi a inserirla in tutti gli aspetti della vita quotidiana. Questa esplorazione del diamante della consapevolezza è rivolta a chiunque intenda trovare la via per una vita più sana e saggia. Ciò che si chiede è la disponibilità a considerare con attenzione i momenti presenti, indipendentemente dai loro contenuti, con spirito di generosità, amore verso se stessi e apertura a tutte le possibilità. Cos'è la consapevolezza? La consapevolezza è un'antica pratica buddista che riveste un profondo significato per la nostra vita attuale. Questo significato non ha alcuna relazione con il buddismo in sé o la conversione al buddismo, ma riguarda tutto ciò che si riferisce al prendere coscienza e vivere in armonia con se stessi e il mondo intero. Comporta l'autoindagine, la messa in discussione della nostra visione del mondo, della posizione che vi occupiamo e l'apprezzamento della pienezza di ciascun momento della nostra esistenza. Soprattutto riguarda il mantenimento del contatto con la realtà. Dal punto di vista buddista, il nostro normale stato di lucidità è considerato gravemente limitato e limitante, sotto molti aspetti simile a un sogno prolungato più che ad uno stato di veglia. La meditazione aiuta a risvegliarsi da questo sonno di automatismo e inconsapevolezza, ponendoci in condizioni di vivere la nostra vita godendo pienamente di tutte le nostre potenzialità, consce e inconsce. Saggi, yogi e maestri zen hanno esplorato sistematicamente questo territorio per migliaia di anni, ricavandone coscienze che ora potrebbero essere assai utili in Occidente, per controbilanciare il nostro orientamento culturale volto al controllo e all'assoggettamento della natura anziché al riconoscimento che ne siamo parte integrante. La loro esperienza collettiva indica che, studiando interiormente la nostra natura di esseri umani, e in particolare la nostra mente mediante un'accurata e sistematica autoanalisi, possiamo riuscire a condurre una vita più soddisfacente, armoniosa e saggia. Offre anche una visione del mondo complementare alla concezione prevalentemente riduttiva e materialistica, che attualmente pervade il pensiero e le istituzioni occidentali. Una visione che non è però particolarmente orientale o mistica. Nel 1846, nella Nuova Inghilterra, Thoreau, che ha individuato lo stesso problema nel nostro comune stato mentale, descrivendone con grande passione le penose conseguenze, la consapevolezza è stata definita il cuore della meditazione buddista. Fondamentalmente si tratta di un concetto molto semplice. La sua forza risiede nella sua pratica e applicazione. Consapevolezza significa prestare attenzione in un modo peculiare, di proposito, nel momento presente, senza presunzione. Questo tipo di attenzione produce maggior lucidità, chiarezza e accettazione della realtà in atto. Rende consapevoli del fatto che la vita si svolge solo per momenti successivi. Se non si è pienamente presenti in molti di questi momenti, può accadere non solo di lasciarsi sfuggire ciò che è più valido nella nostra vita, ma anche di non rendersi conto della ricchezza e profondità delle possibilità personali di crescita e trasformazione. Insufficiente consapevolezza del presente, oltre ad azioni e comportamenti inconsci e automatici, spesso indotti da timori e insicurezze radicali, crea altri problemi. Se non vi si pone rimedio, questi tendono ad accumularsi nel corso del tempo e alla fine ci lasciano bloccati e privi di contatto con la realtà. Col tempo potremmo perdere fiducia nella nostra capacità di ripiegare le nostre stesse energie, finalizzandole al raggiungimento di maggiori soddisfazioni e felicità, forse persino di maggiore salute. La consapevolezza fornisce un modo semplice ma vigoroso per sbloccarsi e recuperare la saggezza e vitalità. Un modo per riappropriarsi del significato e della qualità della propria vita, compresi i rapporti con la famiglia, l'ambiente di lavoro, il mondo e l'intero pianeta in generale, ma soprattutto del rapporto con se stessi come persone. La chiave di questo cammino, che sta alle radici del buddismo, del taoismo e dello yoga, e si può trovare anche nelle opere di Emerson, Thoreau, Whitman, oltre che nella saggezza degli indiani d'America, è la valutazione del momento in atto e lo sviluppo di un rapporto intimo con esso, grazie a una costante cura e discernimento. È l'esatto opposto del prendere la vita come viene. L'abitudine di ignorare la realtà attuale, privilegiando i momenti futuri, conduce direttamente ad una totale mancanza di attenzione per la quotidianità in cui siamo coinvolti. A questo si aggiunge una mancanza di lucidità,
e di comprensione di come la nostra mente condiziona la nostra percezione e azioni. Essa limita drasticamente la nostra concezione della persona come tale, dei rapporti reciproci e del mondo che ci circonda. Tradizionalmente la religione si è occupata di questi interrogativi fondamentali all'interno di un contesto spirituale, ma la consapevolezza ha poco a che fare con la religione, salvo che nel significato essenziale del termine, quale tentativo di risolvere il profondo mistero della vita e di riconoscere il legame indissolubile con tutto ciò che esiste. Quando ci impegniamo a prestare attenzione senza riserve, senza farci condizionare da preferenze o antipatie, opinioni e pregiudizi, proiezioni e aspettative, si aprono nuove possibilità e ci viene offerta l'occasione di liberarci della camicia di forza dell'inconsapevolezza. Amo pensare alla consapevolezza semplicemente come all'arte di vivere presenti a se stessi. Non è necessario essere buddista o yogi per praticarla. Infatti, se avete una certa familiarità col buddismo, saprete che il principio più importante è essere se stessi e non cercare di identificarsi in qualcosa di diverso. Fondamentalmente, il significato di buddista è trovarsi in armonia con la propria natura più profonda e lasciarla fluire liberamente all'esterno. Vuol dire risvegliarsi e vedere le cose come sono, Buddha. Significa semplicemente una persona che ha riconosciuto la propria vera natura. Pertanto, la consapevolezza non è in contrasto con una qualsiasi credenza o tradizione religiosa o persino scientifica, né intende instillare alcunché, in particolare non un nuovo sistema di fede o ideologia. È semplicemente un metodo pratico per rimanere in contatto con la pienezza del proprio essere, grazie a un processo sistematico di osservazione, indagine personale e azione consapevole. Non vi è nulla di freddo, analitico o insensibile in questo. La pratica della consapevolezza si esprime con dolcezza, comprensione e attenzione. Un altro modo di definirla sarebbe amorevolezza. Una volta uno studente ha detto: quando ero buddista facevo impazzire genitori e amici, ma da quando sono un Buddha nessuno si scompone. Praticare la consapevolezza può essere semplice, ma non necessariamente facile. È una metodologia che esige sforzo e disciplina perché le forze contrapposte, il nostro abituale automatismo e la scarsa attenzione, sono estremamente resistenti, sono talmente tenaci ed estranee alla nostra consapevolezza da richiedere obbligatoriamente un impegno interiore e un certo tipo di lavoro solo per dare consistenza ai nostri sforzi mirati a captare coscientemente i vari momenti e rinvigorire la consapevolezza. Questo lavoro è però intrinsecamente gratificante perché ci pone in contatto con molti aspetti della nostra vita, che solitamente trascuriamo e perdiamo di vista. È anche istruttivo e liberatorio. Istruttivo in quanto ci consente letteralmente di vedere con maggiore chiarezza e pertanto di penetrare più profondamente in ambiti della nostra personalità, da cui ci eravamo allontanati o su cui eravamo resti a indagare. Questo comporta il rimergere di intense emozioni come dolore, tristezza, vulnerabilità, ira e paura, che di norma non prendiamo in considerazione né esprimiamo coscientemente. La consapevolezza può anche aiutarci ad apprezzare sentimenti quali gioia, mitezza, felicità, che spesso avvertiamo fuggevolmente e distrattamente. È liberatorio perché ci introduce a nuovi modi di confrontarci con noi stessi e col mondo esterno, liberandoci della modalità obbligatoria da cui ci facciamo spesso irretire. Conferisce anche forza poiché applicare l'attenzione in quel modo consente l'accesso a insospettate riserve di creatività, intelligenza, immaginazione, lucidità, determinazione, capacità di scelta e saggezza insite in noi. Tendiamo a trascurare particolarmente il fatto che virtualmente pensiamo ininterrottamente. Il flusso incessante di pensieri che emana la nostra mente ci lascia scarsissimi momenti di sollievo interiore. Da parte nostra ci riserviamo spazio insufficiente per essere veramente noi stessi, senza sentirci costretti a correre costantemente facendo le cose più svariate. Troppo frequentemente le nostre azioni sono inconsulte, intraprese senza riflessione, dettate da impulsi e pensieri del tutto consueti che passano per la mente come un fiume impetuoso o con la violenza di una cascata. Veniamo travolti dalla corrente che finisce col sommergere la nostra vita, portandoci dove forse non intendiamo andare, senza neppure essere coscienti della direzione.
Meditazione significa imparare a svincolarsi dalla corrente, sedere sulla sua sponda, ascoltarla, trarne insegnamento e poi sfruttarne le energie per farci guidare anziché dominare. Questo processo non si svolge magicamente da solo, richiede energia. Noi chiamiamo pratica o pratica di meditazione lo sforzo di coltivare la nostra capacità di vivere il presente. Domanda: come posso districare un groviglio che si trova internamente al di sotto del mio livello di coscienza? Nisargadatta. Essendo presente a te stesso, se ti osservi con attenzione durante la tua vita quotidiana, con l'intenzione di capire anziché giudicare, in piena accettazione di qualsiasi cosa possa emergere perché esiste, stimoli il profondo a salire in superficie per arricchire la tua vita e la tua consapevolezza con le sue energie represse. Questa è la grande funzione della consapevolezza. Rimuovere ostacoli e libera energie mediante la comprensione della vita e della mente. Il sapere è la porta verso la libertà, e la vigile attenzione è la madre del sapere.